fosse finita, vero? Bello! Il sogno continua, sognando con voi, Otto Frizza. Dopo di noi, Game Over. Io, parlando proprio appunto del grande Dino Conte, già come vi ho detto nelle scorse puntate del Sognando, che lui è protagonista di un film, appunto io volevo ringraziare i registi, appunto ora vi leggo una cosa molto molto importante, è un messaggio che vogliono lanciare a voi pubblico da casa. A breve inizieranno le riprese del docufilm Da Maria a Chiara, un documentario film interamente girato nell'ospedale Monaldi di Napoli. Lo scopo di questo film è quello di sensibilizzare le persone a donare gli organi. Produttore del film l'avvocato Giuseppe Campagnolo, che salutiamo, la regia sarà di Antonella D'Agostino, mentre l'intero coordinamento sarà affidato a Pina Pascarella, presidente dell'associazione Donare e Amore, che tra l'altro la vede anche come attrice protagonista del film. Numerosi gli attori che a titolo gratuito ne fanno parte, da Lucia Cassini, Nando Morra, Vincenzo Soriano e tanti altri. Le musiche saranno di Antonello Cuomo, sosia di Antonello Venditti. Il parrucchiere ufficiale del film sarà il grande maestro Dino Conte, che con il suo staff preparerà l'intero casting. Il trucco sarà curato dalla visaggista Sabrina Manco. E infine i proventi del film saranno devolti ai bimbi cardi trapiantati ricoverati nell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli. Io con questo appunto volevo mandare un bacione fortissimo a tutti i bambini che in questo momento si trovano in ospedale, e dal profondo del mio, ma soprattutto di tutti noi, gli auguriamo veramente una prestissima guarigione. E noi dello staff di Ciao TV, ma soprattutto il direttore Lian, vuole formulare più sinceri auguri per questo film che lancia un messaggio molto molto importante: donare gli organi. Quindi un bacione in particolare ai bimbi, a tutti i bimbi del mondo, senza escludere nessuno. Un bacione. Ed è per questo che con grande amore, con grande affetto lanciamo questo messaggio molto importante attraverso le nostre emittenti Ciao TV e RTE. Con immenso affetto, saluti per la regista che comunque si prodiga tanto davvero per questa grande creazione che prossimamente vedremo sugli schermi. Pina Pascarella, quindi, un bacione. Pina Pascarella, gli mandiamo un grande grande saluto con affetto, che poi speriamo di averla anche qui, che magari poi lei ce ne parlerà un po' di questo grande progetto. Quindi insieme a Dino Conte, lo staff dei parrucchieri, facciamo veramente un grande grande augurio, un in bocca al lupo per tutto questo grande lavoro che c'è dietro le quinte, che si stanno prodigando tanti per questo progetto. Ma soprattutto per i bambini, direttore. Ovviamente. Quella è la cosa fondamentale, un messaggio che loro ne hanno bisogno, perché oggi dovrebbe essere sempre così. Tutti questi grandi progetti dovrebbero essere sempre presenti più che mai, proprio al fin di bene per tutte le persone che hanno un gran bisogno. Quindi auguri, auguri da tutti quanti noi dello staff. Poi quando si parla di bambini e bambine si parla di amore, tesoro. Per questo loro sono una cosa bellissima, i bambini. Quindi diamo, ma diamo appunto una possibilità a tutti questi bambini di vivere una vita migliore, ovviamente. Un bacione fortissimo. Dopo di noi, Game